Torino, siamo all'interno di Greenpea, il primo building totalmente sostenibile presente al mondo. Oggi è il Greenpea Day e quindi vi terremo compagnia con una serie di interviste e alcuni talk dove parleremo esclusivamente di sostenibilità in diversi modi. Qui con me la prima ospite è Chiara Guscelli, padrona di casa degli Village di Stellantis, che è qui proprio presente all'interno di Greenpea in qualità, insomma, di responsabile. La prima cosa che ti chiedo banalmente è: come è nata l'idea di sposare appunto il progetto di Greenpea per gli Village? Grazie Luca. Come dietro ad ogni progetto c'è un'idea, l'idea di Greenpea è quella di, è un'idea molto ambiziosa, è quella di cambiare il modo di produrre beni e di consumarli. Noi come Stellantis, insieme ad altre 100 aziende, abbiamo sposato quest'idea, siamo convinti che questa sia la migliore strada da percorrere per traghettarci verso il futuro e quindi lo abbiamo fatto con uno showroom che è il nostro e-Village. E-Village che anche oltre nei valori anche dell'azienda, anche nei processi costruttivi, ha seguito la regola delle 3R. All'interno di e-Village noi ci fondiamo sul reuse, recycle e reduce. Quindi reuse perché? Perché abbiamo tutta una serie di arredi, di elementi che avevamo prodotto per i saloni dell'auto e quindi sono stati riconvertiti e riutilizzati per l'e-Village. Recycle perché tutta una serie di arredi che facciamo anche in collaborazione con Stay Green, che è un altro operatore del building, sono fatti in materiale riciclato. E infine reduce ovviamente in primo luogo le nostre vetture, perché ovviamente inquinano di meno, certo. E reduce anche perché tutte le grafiche e tutti i muri sono dipinti e sono stampate su materiali che hanno un alto potere assorbente, quindi assorbono anidride carbonica e riducono l'inquinamento. Anche questa cartellina mi sa che assolutamente è reuse, no? Assolutamente. Assolutamente sì, siamo coerenti in tutto. Ma dimmi un po', se io vengo qui, entro all'interno degli Village, mi aspetto il canonico venditore che mi vende l'auto, sono all'interno di una canonica concessionaria o si va oltre questo ragionamento? Grazie per la domanda. Allora, gli Village in realtà è sì una concessionaria, perché vendiamo automobili all'interno di un centro commerciale, perché questo è, ovviamente. Ma esattamente come Greenpea, anche e-Village è un progetto. E-Village vuole essere più di una concessionaria, io dico sempre siamo una concessionaria 4.0. Perché? Perché non vendiamo solo il nostro approccio alla mobilità sostenibile, non è soltanto nella vendita dell'auto, ma soprattutto nel soddisfare le esigenze dei clienti in tutto quello che sono i servizi. Pensiamo all'acquisto in primis, ma al noleggio a breve termine, noleggio a lungo termine, il car sharing, i servizi legati alla ricarica, la ricarica delle colonnine pubbliche piuttosto che ricarica a casa, le app, abbiamo tutta una serie di app che sviluppiamo con i nostri partner insieme alle automotive. Quindi il nostro approccio è quello di affrontare il lavoro di vendere le auto, di vendere mobilità in maniera differente, e lo facciamo, io e il mio team cerchiamo di essere un po' ambassador e un po' testimonial di questo nuovo approccio, e lo facciamo anche attraverso l'education e la formazione. Che poi è un po' il filone che si sta palesando un po' su tutto il mercato, no? Quello di passare dall'essere semplici venditori di auto a fornire invece una serie di valori aggiunti per il cliente finale. Assolutamente. E appunto quello del fare educazione, io invito tutti quanti a venire a Greenpea Torino, perché è vero che è un centro commerciale, ma è soprattutto uno spazio dove imparare tantissime cose. In questo momento ci troviamo all'interno di uno spazio adibito a museo addirittura, con gli obiettivi per esempio dell'ONU per l'agenda 2030, insomma c'è tanto effettivamente da imparare, e anche il Village sposa questa idea di comunicare dei contenuti, andare oltre, fare proprio della vera e propria educazione. Voi siete stati portatori per esempio di un progetto chiamato Pole Position, se ce ne vuoi parlare, e poi qual è appunto l'idea che sta dietro tutta questa attività appunto di educazione? Assolutamente sì. Allora, all'e-Village in primis abbiamo ad esempio in esposizione un prototipo.
non era mai successo che un prototipo del centro stile, quindi questo grande tempio della nostra azienda, fosse reso fruibile, disponibile per il pubblico, clienti e semplici anche curiosi e turisti. E in esposizione ad esempio abbiamo la 120, che è un prototipo che abbiamo lanciato nel 2019 e che è proprio la vera auto del futuro. La ricarica non è più a cavo, ma prevede già il ricambio delle batterie e ha già la guida autonoma. Oppure abbiamo ad esempio un Renegade, una Jeep sezionata. Perché? Perché ci siamo resi conto che i nostri clienti, quando entrano in concessionaria, vogliono vedere quanto è grande la batteria di un'auto, dove è messa, se è sotto il sedile del guidatore, del passeggero. E quindi noi abbiamo avuto l'idea di questa vettura sezionata proprio per educare i nostri clienti e fare educazione. No, assolutamente. E poi, ovviamente, come faremo a brevissimo, tra poco alle 15, favoriamo incontri e confronti sia con le istituzioni e le altre aziende, ma soprattutto con enti di formazione. Pensiamo ad UNASCA, che è l'Associazione delle Scuole Guida, con cui abbiamo sviluppato tutta una serie di progetti, o anche le università. Quindi noi adesso andiamo, perché sta per cominciare il talk, manca davvero poco. L'invito per voi è di seguirci, ovviamente, di venire qui da Greenpea a Torino, zona Lingotto, perché ne vale davvero la pena, e soprattutto potrete incontrare anche Chiara Guscelli, i Village Manager in Stellantis, proprio per il Village qui all'interno di Greenpea. Grazie Chiara. Grazie a te Luca.